Un ciao ciao a tutti da Ferdi. Oggi andremo a vedere la SGK M10 Plus. Ecco qui la M10 Plus della SGK. Ringraziamo Gearbest che ci ha permesso di poter effettuare questa prova pratica di questa cam. Andiamo a vedere la confezione, che cosa comprende. Vedete, la confezione è sempre quella solita, che è nata con la SGK 4000 Plus. Contiene le solite due scatolette. Andiamo a vedere il contenuto della scatola. In questa scatoletta ci dovrebbe essere la nostra action cam. Eccola qui. La M10 Plus Wi-Fi in colore nero nel suo case underwater. Poi lo andiamo a vedere in particolare. Molto bello il case, sempre praticamente uguale. Quello che vi dico che a me non piace tanto sono questi alloggiamenti dei tasti, sì, molto morbidi, però troppo sporgenti. Vedete, cioè sporgono molto dal profilo della cam. Potevano fare meglio e mettere dei pulsanti tipo New Style, che sono più larghi e più bassi. Andiamo a vedere gli accessori che sono compresi con questa confezione. Sono sempre i soliti: due attacchi cavalletto, poi c'è un supporto alto, un attacco snodato, un frame, il solito frame per poter usare la cam senza la sua custodia subacquea. Qui c'è la clips che si può estrarre per poter visionare il display se si vuole visionarlo. Poi ci sono due supporti, un altro supporto snodabile, un altro supporto snodabile, sempre molto generosi per quanto riguarda gli accessori, le SGK cam. E questo è un supporto bicicletta. Quest'altra scatoletta, che al suo interno dovrebbe contenere il cavetto micro USB, poi c'è il manualetto di istruzioni, come vedete è molto bello, con i due QR code per poter eventualmente scaricare l'app per il nostro telefonino, le solite lingue, manca l'italiano, c'è il russo, cinese, inglese, ma niente italiano. Poi c'è i strap in velcro, adesivi, dorso con le fessure per il suono e due adesivi per il supporto, un pannetto di pulizia. Bene, rimettiamo tutto, vediamo ora la cam, in particolare la chiusura sulla M10 Plus Wi-Fi la troviamo sul lato sinistro. Apriamo la cam. Estraiamo la cam. Il case è molto molto ben fatto, come ho detto, chiude abbastanza bene. La qualità è abbastanza buona. E non è molto grande. Eccola qui la nostra M10 Plus. Come chipset, questa cam rispecchia la sua sorellina, che è la SGK 4000, sempre Plus. C'ha il Novatek 96660, poi ha un CMOS da 12 mega, può sopportare una micro USB da 12 mega, le foto sono da 5 mega, le dimensioni sono molto compatte, sono 4,31 x 4,43
per 4 è 82, il peso siamo intorno ai 60 grammi, come vedete molto 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 carina, secondo me una cam che non è stata molto compresa, perché vi assicuro che se se ne fa un uso sportivo, senz'altro questo profilo è senz'altro migliore tipo di questo qui, perché vedete l'ingombro che può portare una cam tipo questa. E mentre se andiamo a vedere vediamo che l'ingombro proprio del volume è molto molto più piccolo, anche perché questa cam si può regolare meglio. Quindi senz'altro in un uso motociclistico vi assicuro che la cam, l'M10, la sentirete molto meno se la collocherete al di sopra del vostro casco. Vabbè, detto questo, rispecchia la Polaroid Cube, che è stata diciamo la prima che ha pensato a fare questo tipo di cam, e poi anche la GoPro con la sua Session ha optato per questo tipo di cam, per questa forma così a cubo. Va bene, andiamo a vedere i comandi di questa cam. Qui vediamo lo schermo, qui vediamo sulla parte sinistra c'è la presa micro USB che serve per l'alimentazione e per la trasmissione dei dati. Poi qui c'è l'uscita HDMI per il collegamento eventualmente con un'altra più, l'alloggiamento per la micro SD che, come vi ho detto, è massimo fino a 32 MB. Sulla parte sottostante c'è l'alloggiamento della batteria. La batteria è sempre la solita batteria SJ Cam, che ormai è diventato quasi uno standard per tutte queste cam e pure per altre cam. Sulla parte destra troviamo il tasti menu con sopra e sotto, e poi sulla parte centrale troviamo il pulsante centrale e serve per l'attivazione del wifi. Sulla parte superiore troviamo il tasto mode e il tasto di accensione e di conferma dei menu e un LED di notifica. Sulla parte anteriore troviamo proprio al centro della mascherina l'obiettivo, e poi in questa parte qui c'è l'altoparlantino che si trova in questa posizione qui, e poi il microfono è qui dove vedete questo piccolo buchino a fianco del tasto wifi, non so se si vede, credo di sì, e quindi il nostro audio viene preso da quella parte lì. Molto bella, andiamo ad accenderla. M10, andiamo a vedere i menu di questa cam. Qui c'è il menu, io volevo settare l'italiano, allora spagnolo, italiano, diamogli la conferma. Allora andiamo a vedere settore foto. Allora, dimensione, come vedete abbiamo anche qui il 2K presente su questa cam, 1080, 60, poi c'è il 1080 30, 720p, 120 fotogrammi, 720p 60 e 720p 30 fotogrammi. Ciclo record, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, questi sono i cicli di registrazione, VDR, on off, stabilizzazione, poi il sensore di movimento, l'audio, sì o no, stampa della data, l'uscita TV, il modo della TV è NTSC e PAL,
l'OSD mode è sempre il solito, la solita visione dei menu sul nostro schermetto. Poi abbiamo il time lapse, dimensioni delle immagini, qui parliamo del settore foto, bilanciamento del bianco, ISO, esposizione, modalità di cattura e in poche parole la temporizzazione delle foto, il continuato, l'eliminazione dei file, la formattazione della nostra SSD, la password del wifi, che è sempre questa qui che vedete in rosso. Poi il modo dashcam, sarebbe l'uso da macchina, numero di licenza set, vediamola. Questa qui è la possibilità se vogliamo mettere delle frasi personalizzate sul nostro stamp data. Poi la lingua l'abbiamo vista. Data e ora, c'è l'impostazione della data e la ora. Spegnimento automatico, segnale acustico, il screen saver, poi la frequenza, a secondo la frequenza della nostra luce elettrica parlo, quindi noi dobbiamo usare 50 Hz perché se no vedremo degli sfarfalli. La rotazione dell'immagine, le impostazioni delle predefinite. E poi c'è la versione del firmware, che in questo caso qui, cioè su questa cam, come vedete, è del settembre del 2015. Bene, io ora vorrei fare vedere come usare questa cam con la nostra col wifi. Allora, come facciamo? Allora, installiamo dal Play Store, andiamo a trovare SJCAM HD, eccola qui, e la andiamo ad installare. L'apriamo. Prima di ogni cosa inseriamo il wifi sulla nostra cam, aspettiamo che il wifi si attivi, eccola qui, M10 eccetera eccetera. Ok, allora mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che è la password, connettiamo. Ok, come vedete ora si è connesso. Allora andiamo indietro, apriamo la nostra eccola qui, è connessa con la nostra wifi. È connessa con la nostra cam, quindi da qui possiamo tranquillamente fare tutte le nostre registrazioni, farla partire, vabbè, non c'è la scheda di memoria, quindi praticamente possiamo fare tutto quello che facciamo direttamente dal menu della cam. Bene, questa è la 720p60, vediamo se possiamo cambiare la ecco, andiamo, risoluzione 1080, come vedete ho cambiato la risoluzione. Quindi che vi devo dire, questa cam io la reputo molto bene. Ora farò un piccolo video di confronto con la sua sorellina SJ 4000 Plus, così potete vedere eventuali differenze tra le due. E
non posso altro che parlarne bene. Cioè, a me questa qui è una cam che piace molto, semplice, molto, molto pratica per l'uso sportivo, e io spero che venga apprezzata di più. Beh, spero che venga apprezzata di più. Non so perché non viene tanto considerata, e vengono considerate altre cam che al momento io le giudico abbastanza datate. Vi do appuntamento ai miei prossimi video e grazie a tutti per la visione. Un ciao ciao a tutti da Ferdi, ciao!